Adesso vi racconto una storia di quelle belle, di quelle che tu dici, ma come avevano detto così? Ma dai, non è vero, è impossibile. Noi, ma che no, ma sei matto? Ma siamo matti, ragazzi, dai, su, eh? Cobbo, aspetta che adesso arrivo da te, se arrivo. Interisti, vi ricordate quelle storie? Dai, ditemi la verità, ve l'han detto, qualcuno ve l'ha detto per forza. Un juventino vi avrà detto: sei un prescritto, sei un cartonato, sei un ladro. E addirittura vi hanno anche detto probabilmente, aspetta, voi interisti per poter ritornare a vincere avete dovuto prendere gli ex juventini. Oh, Gobbi, ma com'è che vi vedo eccitati, esaltati? Arriva Tiago. Arriva un prescritto cartonato ad allenare la Juventus. E come mai prima si dice: oh, ma voi per vincere dovete prendere gli juventini. Avete preso un prescritto cartonato, come ci chiamate voi, e non ditemi che non è uguale, perché sareste dei bugiardi. Ma Thiago Motta non ha mai allenato l'Inter. sì, dite sta cosa qui, mi raccomando, che così vi perculo ancora molto molto di più. Allora, cari Gobbi, sta storia qui come ce la spiegate, eh? Dai, vogliamo sapere cosa dite stavolta. Voglio vedere se c'è un gobbo youtuber che dice: ragazzi, stiamo zitti perché abbiamo detto agli interisti che loro vincono solo se prendono juventini, e adesso avete visto com'è cambiata la storia? Hai visto come si è capovolta la frittata? Si è capovoltata? Toc! Da una parte eravate voi una volta quelli che sboravano, che dicevano: ah, ma senza gli juventini, gli interisti hanno bisogno degli juventini per vincere, di qua, di su, di giù. Prescritti, cartonati, ci fate schifo, ci avete rubato lo scudetto, e adesso siete lì ad esultare perché vi allenerà un prescritto cartonato interista di nome Thiago Motta. Viva la coerenza degli juventini! Bravi! Thiago, ricordati una cosa, tu hai una missione. Allora, visto che hanno esonerato la nostra talpa al Milan, nostro grande mister Pioli, ex allenatore dell'Inter e tifoso interista dichiarato, Pioli ha durato, però la sua missione l'ha fatta bene. Io a Pioli do un voto 9, il voto della talpa a Pioli è 9. Adesso tu, Tiago, mi raccomando, parliamoci chiaro, Tiago, io ti vorrò sempre bene, io non sono come i Gobbi. Ok, io non sono come i Gobbi, noi interisti non siamo come i Gobbi. Io ti ringrazierò sempre, Thiago Motta, perché tu sei un elemento fondamentale del triplete, degli anni d'oro di Mourinho e dell'Inter. Ricordiamocelo, io non dimentico. E so che tu hai dato il tutto per tutto per l'Inter, e infatti abbiamo vinto tutto. Quindi adesso venirti a attaccare perché vai a allenare la Juve come hanno fatto gli juventini con Conte, no. Noi interisti, almeno il sottoscritto, non lo farà. Però, e ti auguro di rubargli un contratto della Madonna, quello sicuro. Però il resto ti auguro di fare merda totale, che sia ben chiaro. Io ti auguro tutto il bene a livello di famiglia, a te personali, tutto quello, il meglio che puoi. Ma alla Juventus ti auguro il peggio che può capitare ad un allenatore. E il peggio sai qual è? Te lo dico io cosa succederà. Che se per caso andrai male i primi mesi, sai cosa ti diranno? Abbiamo preso un interista prescritto cartonato, lo sapevamo, non dobbiamo prendere quella gentaccia là. Vedrai che funzionerà così, perché loro ragionano così, hai capito? Ok? Quindi, Tiago, tu vai alla Juve, gli rubi un bel contrattino, gli ciuli tutti i soldi che devi ciulargli. Speriamo che tu faccia veramente schifo, ok? Così poi magari un giorno te ne vai e magari un giorno allenerai anche l'Inter o il Paris Saint-Germain o squadre di
di una certa caratura, cioè sei andato ad allenare i più ladri d'Italia, hai capito, quelli che a noi ci dicono sentite bene, voi quest'anno non dovevate neanche iscrivervi. Cioè, tu, gobbo, a me mi dici sta cosa qui dopo che ti hanno beccato le plusvalenze, falso in bilancio, che avevate dato gli stipendi e poi non li avevate dati, infatti adesso Cristiano Ronaldo gli dovete dare quei 9-10 milioni. Avete fatto talmente tante porcate l'anno scorso che voi non dovevate neanche essere nel calcio, voi dovevate essere radiati, quindi non vi permettete neanche un secondo di dire che noi non potevamo iscriverci al campionato dopo tutte le porcate che avete fatto. In più voi, come youtuber, avete BJ e Peter Pan. Oh, BJ, voglio sentirti dire a Thiago Motta, devi dire, oh, abbiamo preso un cartonato prescritto ad allenare la Juve. Voglio sentirtelo dire, come mai non lo dici? Brutta capra, brutta capra, brutta capra. Che tu sei la capra più capra di tutte. Poi c'è il più viscido, che è Peter Pan, logicamente. Lui è il viscidone di turno. Fa schifo anche gli juventini, fate voi. Io so che ci sono youtuber juventini che non vedono l'ora di pa, 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 di prenderlo a schiaffi, vedete voi. Infatti io sto zitto perché ci penseranno gli juventini per un, diciamo, elemento di quel tipo lì, ok? Però adesso, Gobbi, io voglio che qualcuno faccia un video dove dice abbiamo detto tanto degli interisti quando Conte e Marotta sono andati là, adesso siamo andati a prendere un interista. Hai visto com'è cambiato? Hai visto com'è cambiato? Hai visto a parlare prima? A dire delle puttanate prima cosa succede? Succede che adesso la grande Juventus, la grande signora, per provare a vincere ha bisogno di un prescritto cartonato. Vi abbiamo mandato alla canna del gas, vi abbiamo ucciso quest'anno in tutto e per tutto, e sono contento che ci sia un prescritto cartonato ad allenare la Juve, perché il prossimo anno, se non vincerà, ci sarà da ridere, e non vedo l'ora di vedervi a dare addosso a Thiago Motta e dargli del prescritto cartonato, perché questo succederà, perché voi siete una tifoseria di merda, ricordatelo, tifoseria di merda, ricordiamolo, ripetiamolo, tifoseria di merda. Buona serata a tutti, ciao belli.